iniziavi comunque a essere grandino, cioè non iniziavi a sentire il richiamo della pista, cioè al circo cosa hai fatto tu come artista? No, no, poi ormai avevo già gli anni per poter fare qualche cosa, non sapevo fare, ma l'aiuto, allora, prima il zio Darix mi mise a fare il presentatore, ero magrissimo, mi mise un vestito che era di un signore più alto di me, un signore anziano con il frac, era un po' così. Poi dopo però ci fu due episodi che cambiarono e mi fece fare. La mamma, che aveva il cruccio, che non sapeva che io non potevo fare niente, comprò due cavalli, andammo in Spagna, a Jerez de la Frontera, e comprò questi due cavalli. Uno per Olle, era un cavallo meraviglioso, un cavallo che faceva la corrida a cavallo, la Reconeada si chiama, di Don Alvaro Domecq, che era un grande allevatore, aveva preso una cornata dal toro, non andava più bene per fare la corrida, era un cavallo che poi fece la pubblicità per la Vidal, un cavallo che correva sulla spiaggia, un cavallo bianco, meraviglioso. E poi c'era questo altro cavallo che era stato preso per me, meno bello forse di quell'altro, ma più bravo a lavorare, sapeva fare di tutto, non l'avevo addestrato io non sapevo stare mai col cavallo. Ho cominciato lì, mio fratello non aveva bisogno, lui era già buono per tutto. Io cominciai e ci fu una lotta prima tra me e questo cavallo che non mi accettava, ma poi invece dopo creiamo un rapporto favoloso. E per me avere forse qui 16 anni, periodo in cui cominci e volesti far colpo sulle ragazze, e avere un cavallo spagnolo che sapeva fare queste cose meravigliose era bellissimo. E io mi attaccai a questo cavallo, ci parlavo come se fosse una persona e facevo un certo successo. In più, oltre a presentare, fare lo spettacolo e fare l'alta scuola di equitazione insieme a Holder, erano arrivati dei clown famosissimi, Salvadori, Damocles Salvadori, un personaggio nel mondo del circo, se chiedete in giro chi erano i Salvadori, ve lo dicono. Lui aveva fatto tanti mestieri, veniva dalla televisione, dal vaudeville, aveva fatto la prima televisione in Italia della TV dei ragazzi con Marchesella, aveva fatta lui, quindi era un personaggio che sapeva fare tante cose e sapeva soprattutto insegnare. E allora era andato via dalla sua scenetta comica che faceva, era andato via il genero che faceva la parte di Olivia. Allora lui mise mio cugino Elder, che era già piuttosto abbondante, e gli fece fare la parte di Poldo. Il figlio gli fece fare Bluto, lui faceva Braccio di Ferro e io facevo Olivia, ero magro, tanto facevo Olivia. E immodestamente ma immeritatamente posso usare tutti e due aggettivi, perché il merito in realtà era solo del... però immodestamente lo facevamo bene. Vincevo anche un premio Grog. Facciamo tutta questa scenetta fatte da lui molto bene. Eravamo un punto importante anche nello spettacolo, perché veramente era molto bravo. Quindi a un certo punto io ero in pista durante tutte le ore dello spettacolo, perché facevo il presentatore, poi mi cambiavo di corsa, avevo un camerino messo proprio lì dietro il camerino dove potermi cambiare, mi vedevano vestito da spagnolo e guardavo tutte le ragazze perché le dovevo puntare per fare le cose, cioè, normali. E poi dopo facevo anche Olivia, quindi per me è stato un... la mia fiducia è cambiata totalmente. Allora dico, non sono più quello bondo niente, che non sa fare niente, non potevo fare i salti mortali, ma ero diventato abbastanza, non dico molto importante perché non è vero, ma abbastanza importante anche nella pista. E questo fu il passaggio che mi cambiò anche proprio nell'approccio. Ma c'è stato però un altro cambiamento, cioè presa fiducia nella pista, è arrivato poi il momento, tu e tuo fratello, che avete creato davvero qualcosa di nuovo, avete portato quantomeno in Italia uno spettacolo totalmente nuovo. Allora, la cosa è avvenuta così.
E quindi stiamo parlando, che era passato ancora qualche anno, stiamo parlando del 71-72, che viene a trovare Zio Darix, un ex artista che faceva la gente, si chiamava Sciplini, insieme ad un personaggio del circo, della famiglia conosciutissima, Bizzarro, Pascal Bizzarro. Questo, vengono a parlare al Zio Darix di uno spettacolo diverso, nuovo, fatto con le automobili, che faceva questo Pascal, che era uno del circo, però aveva conosciuto dei piloti all'estero, Canadian Air Drivers si chiamavano, e facevano questo spettacolo di esibizioni di automobili. E veniva a proporre al Zio Darix, dice, ma perché non lo facciamo in Italia? Tu Darix hai tutta l'organizzazione, hai mezzi, hai possibilità, rapporti, pubblicità, uomini, eccetera. Io mi occupo di portare i piloti, mi occupo io dello spettacolo, possiamo fare società. E mi ricordo che io ero in carovana dello Zio Darix a sentire di questo spettacolo che ho mai sentito. Papà si trovava a Rio Saliceto, nell'officina che costruiva, e gli disse, e Zio Darix si fece convincere, e disse, va bene, possiamo fare una prova. Io ero al circo che facevo il presentatore e restavo con Zio Darix. Allora diede l'incarico a papà di organizzare dal punto di vista tecnico questa cosa, quindi trovare gli autisti, interessarsi della pubblicità, eccetera. E fecero una prova di 2 mesi a fine stagione, quando è uno spettacolo all'aperto, quando il tempo ancora lo permette, credo che fosse settembre-ottobre, qualcosa del genere. E io, però la cosa funzionò, e quindi Zio Darix decise di fare un contratto per la stagione successiva con Pascal Bizzarro. E disse, vabbè, questa è una cosa che potete seguire voi di famiglia, con la vostra famiglia, cioè papà e noi. E io quindi tornai, lasciai il circo e andai lì. E anche lì dico, ma cosa posso fare? Farò il presentatore dello spettacolo, anche qui non è che potevo fare niente. Holler si occupava un po' della pubblicità, di cose di questo tipo, e così partimmo. C'era un signore che si doveva occupare di trovare le piazze, che erano cose molto diverse dalle piazze del circo. Bisognava trovare strade asfaltate che potessero avere a lato degli spazi per montare le tribune. Tra l'altro le tribune che aveva inventato papà, questi carri che si aprivano in un attimo, ed erano, noi potevamo montare 2000 posti nel giro di 2 ore, sembrava fatto apposta per quello. Quindi perfetto, lavoriamo, ma a un certo punto quello che si doveva occupare delle piazze eccetera va via, e allora io mi sono offerto, ho detto, ma se mi insegnate posso provarci io. E così papà, ovviamente papà l'esperienza l'aveva, c'era un altro signore che si chiamava Gianni Proserpi, che era anche lui, sapeva farlo, e mi insegnano, mi dicono, vai, fai così, presentati. Lì mi aiutò molto l'educazione avuta in collegio, perché io mi presentavo in maniera educata, molto dicendo, scusate, è la prima volta, non lo so fare, mi date una mano. Quando vedono un ragazzino giovane, all'epoca sono 22 anni, 20 anni, ma lo vedono così, tendenzialmente la gente ti dà una mano quando è possibile, perlomeno così è stato quasi sempre, perché c'è stato un episodio che invece non è andato così, dovevamo andare a Parma, io vado a Parma, chiedo, avevamo tutto la possibilità di andare, ma non mi davano mai la risposta, io non riuscivo a capire perché. Vado una volta, vado 2 volte, vado 3 volte. A un certo punto uno di questi funzionari mi dice, guarda, è inutile che insisti, c'è un motivo che non ti diamo la piazza. È perché qui deve venire il circo americano e loro non vogliono che venga qualcuno prima. E io rimasto basito, perché dico, ma a parte che sono anche parenti, no? I cugini di papà, è sempre famiglia, dicono, poi non c'entriamo niente, circo americano con questo spettacolo, che motivo ha? Allora tutto scornato torno
a casa, vedo papà e gli dico: cosa c'è? Guarda, di così, mi ha detto così, che è il circo americano, non vogliono, eccetera. Papà ha cambiato subito: ah sì? Vengo io con te. Vado lì così. Il giorno dopo con papà, che era cambiato totalmente, papà era un uomo pacioso. Guardate, ma quando si arrabbiava, mio padre era uno che si arrabbiava, per dire, una volta all'anno. Quando si arrabbiava faceva paura. È arrivato in questo magnifico palazzo comunale, palazzo ducale, entra dentro negli uffici e comincia a dire: stiamo parlando ancora di quando c'era, quando facevate queste cose. Cioè, lui si ricordava di cose vecchie che saranno passate quando forse lui faceva il direttore e che a Parma avevano qualche abitudine poco corretta. Alzò la voce, mise sull'attenti questi funzionari, intervenne il vice sindaco. Io mi ricordo che io mi ero fatto piccolo, non parlavo, mi ero nascosto papà perché non ero abituato a vedere papà così, papà che alzava la voce, che prendeva la gente di petto. Venne il vice sindaco: signor Togni, noi, no, le cose sono cambiate, noi siamo persone così, se lei ha il diritto, lei avrà la piazza. E così è successo. Si risolse tutto. Si risolse tutto, questo mi diede ancora più forza. E andai e riuscì, e vedevo che riuscivo molto bene. Sono riuscito a fare quello che prima si prendevano degli esterni, di questi segretari che venivano pagati fior di quattrini, io riuscivo a farlo e quindi diventavo un valore aggiunto per la famiglia. Cosa che poi ti sarebbe stata totalmente utile dopo, nel futuro, quando hai trasformato questa cosa imparata quasi per caso nella tua vita, nel tuo lavoro principale. Esatto, esatto, questo è stato importantissimo, questo approccio, parlare con le persone al di fuori che non sono del nostro mondo, vedere che riesci a portare a casa i risultati e sapere che far valere i tuoi diritti anche. In questo caso mio padre era riuscito a far valere dei diritti che aveva. Lui poi tra l'altro se l'ha prese dopo con Dante Cardarelli, un altro un grande personaggio. Io parlo molte volte di Ennis, ma bisogna dire che molta della fortuna del circo americano è dovuta a Dante Cardarelli. E papà lo prese di petto, e papà quando prendeva di petto, ho detto prima che faceva paura, Dante dice: no, no, io non c'entro, sono questi che pensavano. Lui sicuramente qualche cosa ha fatto, ma lo faceva a fin di bene per il suo circo, quindi non l'ho mai... Non gli ho mai dato conto per questo motivo.